Ladies and gentlemen, madame et monsieur. In diretta dagli studi di Via Gianoglio di Brown the Rocks, lo sportivo di lusso. Andiamo a Berlino, andiamo a Berlino, andiamo a prenderci la coppa, andiamo a Berlino. Andiamo a prenderci la coppa. Allora, buonasera amici di Brown the Rocks, dal vostro Danilo Lusso, lunedì 24 febbraio, ore 17.05, questa è la 21esima puntata dello Sportivo di Lusso, la trasmissione sportiva di Brown on the Rocks, ed anche oggi apre, insomma la trasmissione sportiva apre quelli che sono i programmi del palinsesto del lunedì di Brown the Rocks. Voi direte, avete dormito fino alle 5? No, perché lunedì mattina c'è musica, e poi insomma questa è la prima trasmissione del palinsesto. Come potete ancora vedere, perché siamo ancora in diretta sulla pagina Facebook di Brown the Rocks, mettete mi piace, condividete, ma poi ascoltateci su quelli che sono i canali, che non mi ripeto più perché mi sono anche un po' rotto le balle, Checco, perché ormai lo sappiamo già a memoria. Avete sentito Checco non è Zalone ma è Matera, perché in questa prima mezz'ora dello Sportivo di Lusso ci sarà una co-conduzione, e questa co-conduzione del nostro ciabattino di fiducia, Checco Matera. Ciao Danilo, sono fiero e orgoglioso di essere qui con te. Allora, come ho detto nella diretta Facebook, veramente in un minuto, perché poi io voglio concentrarmi di sport, essendo che noi siamo la prima trasmissione che ha per questo lunedì 24 febbraio, ed essendo che insomma in queste ultime ore, in questi ultimi giorni è salita veramente altissima la tensione e l'allerta per quello che è il discorso coronavirus, io non voglio fare il medico o il sapientone di turno, però quello che si deve fare, ovviamente per quel che riguarda il comune di Bra o i comuni dei quali ci state ascoltando, prima cosa da fare, allora, bisogna cercare di rimanere calmi e seguire le disposizioni che vengono comunicate ora per ora dal Ministero della Salute, ma soprattutto bisogna fare riferimento ai comuni dove si abita, quindi collegatevi ai siti del comune, in questo caso il comune di Bra, perché veramente nel giro di ora o perlomeno nel giro di qualche ora ci sono degli aggiornamenti importanti, anche con numeri importanti. Quindi anche sui social, perché il comune di Bra anche nella giornata di ieri, di domenica, ha dato delle comunicazioni importanti. Attenetevi a quelle che sono le disposizioni, anche le norme igieniche, che sono la prima cosa, quindi lavarsi le mani, mi raccomando. C'è tutto un decalogo di cose, se poi non siete convinti c'è la pagina della Protezione Civile, i siti della Protezione Civile, della Croce Rossa, del Ministero della Salute oppure quello del Governo. Però veramente per Bra fate riferimento al comune di Bra. Al momento, e va detto, sul comune di Bra non ci sono casi di possibile contagio, quindi bisogna, perché purtroppo nelle ultime ore sono anche uscite delle fake news, mi sono arrivati anche dei messaggi su possibili contagi a Bra. Allora, non è assolutamente vero, nel caso in cui fosse, ma noi ci auguriamo di no, il comune sarà il primo a diramare tutto quello che è la procedura da seguire, ma soprattutto noi giornalisti abbiamo poi il dovere di informarmi. State tranquilli, è un problema che ovviamente va affrontato con la giusta dedizione, con la giusta serietà, non bisogna allarmarsi, però comunque sì, bisogna tenere la solita allerta alta, seguite i consigli e vedrete che anche questa volta ce la faremo. Allora, detto questo, un po' di fiducia, perché comunque riguarda tutti noi, e anche il mondo dello sport è stato colpito dal coronavirus, poi magari insomma affrontando un po' le varie tematiche questo lo vedremo. Io voglio concentrarmi subito, così ristrappiamo un sorriso e entriamo un po' con un po' di entusiasmo, però noi siamo tranquilli, ma era giusto dire insomma queste due indicazioni qua, anche se l'avete già sentite e strasentite. Allora, concentriamoci su quello che è stato il weekend sportivo bredese e partiamo. Non me ne vogliono gli altri sport, però Bra campione d'Italia, insomma lo scudetto sul petto, fa sempre piacere vederlo, fa sempre piacere festeggiarlo. Dopo le femminucce della Lorenzoni dell'altra domenica, sempre raccontato anche dai microfoni di Bra on the Rocks in modo esemplare da Checco, ma poi anche da Enrico, da Robby, da Marco, insomma un po' tutti, io sono solo passato da voi ma voi avete avuto il posto della situazione. Ieri pomeriggio l'HC Bra, la squadra maschile giallonera, si è portata a casa l'ottavo scudetto della storia indoor, battendo 6-3 Valchisoni in un derby piemontese davanti a un pubblico incredibile, una partita molto molto bella. Checco, raccontacela un po', insomma. Tanto, infatti, la partita, innanzitutto menziono anche le altre, o se lo vogliamo dire anche dopo con calma, dopo diciamo, però, come sono le magari la diciamo griglia, tutto, certo. La partita di ieri è stata fenomenale per i primi 50 minuti, perché poi magari lo diremo dopo, si è stata interrotta prima. Un Valchisone che tra l'altro nuovo nella Serie A1 indoor, perché neopromosso l'anno scorso in Serie A1 di hockey indoor, arriva subito in finale contro un HC Bra travolgente. Ma Valchisone ieri ha fatto una gran partita, tant'è che io ho scritto al dirigente Bianciotto e a Paolo Dell'Anno privatamente, scrivendogli: avete tirato su veramente una gran bella squadra. Ho fatto comunque i complimenti a una squadra
che aveva un'età media di 19-20 anni, a parte Green, esatto. il più vecchio era Petito, a parte Green, che è del 96. Tra quindi... l'altro, appunto, Valchisone con due ex braidesi che sono Dave Green e Gianluca Petito, quindi insomma anche un po' di H. E anche Bianciotto. E anche Omar Bianciotto. Poi entriamo nel merito nel discorso di Bianciotto e anche della partita, però sicuramente molto avvincente, io direi con merito, per quello che io poi mi sono visto gli highlights su YouTube, perché io ieri ero fisicamente a vedere la partita del Bra Calcio, che era insomma quasi concomitante, però comunque sia una grandissima HC Bra, e proprio insomma per insomma stemperare un po' tutta questa tensione, l'ho questa eccitazione. Esatto, adesso che succede? Io direi no, non è questo il titolo della canzone. Direi che ringrazio chi ti ci ha portato dentro, Danilo. Esatto, questo è sincero, Bugher Morgan, grazie Checco, lo sportivo di lusso, ma soprattutto su Brown The Rocks. Buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine, le circostanze, bevi se vuoi ma fallo responsabilmente, rimetti in ordine tutte le cose, lavati i denti e non provare invidia, non lamentarti che c'è sempre peggio, ricorda che devi fare benzina, ma sono solo io, e mica lo sapevo. Delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Non ti piace più. Scegli il vestito migliore per il matrimonio del tuo amico con gli occhi tristi, vai in palestra a sudare la colpa, chiedi un parere anonimo e alcolista, trovati un bar che sarà la tua chiesa, odia qualcuno per stare un po' meglio, odia qualcuno che sembra stia meglio, un figlio di puttana chiamalo fratello, ma sono solo io. Non so chi mi credevo. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Non ti piace più. Lavora duro, paga le tasse, buono buono, mangia bio nei piatti in piombo, vivi al paese col passaporto, ascolta la musica dei cantatori, fatti un tattoo, esprimi opinioni, e anche se affoghi rispondi sempre tutto alla grande. Però di te mi importa veramente, al di là di queste stupide ambizioni, il tuo colore preferito è il verde, saremo vecchi indubbiamente, forse meno soli. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere alcolizzato, spaccare i camerini, e invece batto il 5 come uno scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Allora, sono sincero che invece a me non è che non mi piace più, mi piace molto lo sportivo di lusso, mi piace molto Brown The Rocks, non mi piaci tu ma mi piace l'hockey. No, anche tu non mi piaci ma è reciproco, è bello. Mi piace l'hockey, mi piace l'hockey indoor, ci piace l'HC Bra. Allora, ritorniamo su quello che è stato l'ottavo tricolore al coperto ottenuto ieri pomeriggio alla Libellula Arena in questo 6-3 veramente più che tutto soprattutto pieno di sport, pieno di hockey, questo è quello che ci piace, dove insomma sul campo la squadra giallonera del coach
coach per l'Indoor, che è Loris Lollo Perelli, che ieri ha fatto una partita da incredibile, stavo dicendo della Madonna, però è una partita incredibile. Tra l'altro saluto anche il compagno di tifo Michele, che ci scrive: siete due eroi, ci scrive quindi. Michi Maglione numero uno, no, Michi, no, ma, tu, ma soprattutto ma, tu, ma ne approfitto, tutti i ragazzi della THC per la tifoseria organizzata, che insomma è sempre vicina ai, ai ragazzi gialloneri. Insomma, allora Checco, ieri parliamo del 6-3, poi anche insomma dell'episodio e poi anche di quelli che sono stati, certo, gli altri risultati di ieri. Una partita dove la HC Bra veramente ha dimostrato di meritare poi lo scudetto. Diciamo, la HC Bra subito portata in vantaggio 1-0, poi Valchizone tra l'altro con un'energia, tutti i ragazzi veramente giovani e motivati, non posso dire contrario, recuperato un 1-1, poi il Bra si allunga fino al 3-1. Ma Valchizone riesce a rispondere con un bel 3-3. Mi sembra che il secondo quarto sia finito 3-3. Sì, se non vado errato. Io ho fatto un po', diciamo, lo scorso dei marcatori per commesso. Lollo Perelli ha aperto le danze, Grosso 1-1, Capitan Garbaccio e Chiesa hanno fatto 2-1, 3-1. Nicolas, su, Nicolas il 3-1 ha fatto Conto, una roba pazzesca. L'ho visto, sì, un Conto che pazzesca. È quasi un gol all'incrocio dei pali nel calcio. Ughetto e la doppietta di Grosso riportavano il Valchisone sul 3 pari e poi insomma c'è stata quella zampata di Lollo e poi ancora di Nicolas Chiesa che hanno fatto il 6-3 finale. Sì, sì, infatti dominata comunque dal Bra, che adesso detta proprio così ha meritatissimo di vincere, cioè contro veramente un Valchisone non mi aspettavo, pensavo che venisse travolto in modo più netto, soprattutto nei primi due quarti, invece ha fatto sudare il Bra, che in realtà poi è uscito fuori con un carattere tipico. Sì, sì, da, da grande squadra, che comunque avevano già ottenuto un grandissimo quarto posto una settimana precedente a Varna. Bravissimo. In Bulgaria, nel trophy, quindi arrivavano già una risata importante. Partita che però si è chiusa 10 minuti prima, quindi è stato confermato il risultato sul campo, perché insomma è successo un episodio spiacevole anche sotto gli occhi del presidente della Federhockey, Sergio Mignardi, e dell'assessore allo sport di Bra, Massimo Borrelli, quindi non un bel biglietto da visita anche per tutti quelli che hanno gremito la Libellula Arena. Infatti, tra l'altro, anche sulla pagina poi Italiano dice: partita interrotta a 10 minuti del quarto quarto per manifestazioni di violenza da parte dell'allenatore. Correggo, non è allenatore ma era il dirigente del, del Valchisone, a danni degli arbitri, l'arbitro Vulturesco. Esatto. Omar Bianciotto, ex portiere dei gialloneri, adesso appunto dirigente del Valchisone, che insomma ha aggredito l'arbitro Vulturesco con un pugno, uno schiaffone. Sì, no, 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 un brutto, cioè non lo vogliamo dire, la violenza no, non è concepita per quanto mi riguarda, eppure gli ha ficcato un cazzo veramente, sì, fortunatamente spesso, senza gravi conseguenze. Spesso noi sportivi ci adiriamo un po' delle decisioni arbitrali, da lì però ovviamente ad arrivare a mettere le mani addosso a una persona ce ne passa, no? Infatti il gesto è stato comunque condannato sia da Mignardi, dal presidente Mignardi, anche dallo stesso Paolo Dell'Anno, che è il presidente del Valchisone. Sì, sì, infatti io quando sono arrivato alla Libellula Arena ho sentito al microfono il presidente Mignardi, che giustamente si è inviperito, perché comunque l'hockey italiano non ha fatto una bella figura con quella. No, assolutamente no. Però fortunatamente alcuni, guarda, questa è una piccola polemichetta che facevo, alcuni sui social network dicono che questo pugno verrà oscurato dal fatto che invece no, cioè questa cosa non va dimenticata. Oppure io ho letto anche che è stato tra virgolette, no, non è stato scritto così, però un pugno tra virgolette dovuto, perché comunque l'arbitraggio era nettamente a favore dell'HC Bra, cosa che invece io ho visto la partita, il giocato è stato nettamente, insomma, l'HC Bra è stata nettamente superiore. No, ma anche parlando con i giocatori del Valchisone, comunque cioè, c'è un bel rapporto con loro, anzi con Dave, con Gianluca e con certo. Gli altri. Hanno detto chiaramente questa cosa qua, cioè nel senso no, cioè sì, hanno fatto delle cavolate gli arbitri, ma ci sta, in qualsiasi sport lo fanno, sia da una parte che dall'altra. Assolutamente, quindi... sì. Tra l'altro Marco Garbaccio, oltre che essere capitano dell'HC Bra Indoor e poi anche capitano dell'Italia nella nazionale Indoor, ieri è stato anche insignito con i premi di miglior giocatore della manifestazione dell'apice di questo campionato italiano Indoor. Ma insomma vediamo anche quello che è stato poi non soltanto la finale HC Bra contro Valchisone, ma poi c'è anche un terzo posto, no, ottenuto dal Cus Padova. Perché sì, Cus Padova tra l'altro sempre ai vertici dell'hockey indoor maschile, che tra l'altro veramente io ho visto tutte e tre le partite, abbiamo commentato tutte e tre le partite. Cus Padova a discapito del Bonomi, tra l'altro travolgendolo comunque con un 7-2, sì, 7-2. Bonomi che nell'ultimo quarto sotto di un'espulsione di Ursone, che prende un cartellino, e tra l'altro primo episodio di violenza della giornata, anche Ursone
giocatore che conosciamo benissimo per i suoi modi non proprio a modo. Ursone fa rima con Ursone. Fa rima con Ursone, sì. In radio a quest'ora si può dire solo quella rima. Esatto. E, no, Ursone espulso, va anche a dare quasi una testata, no, ammonito, va a dare una testata quasi all'arbitro e viene espulso, ovviamente per reazione, perché ha fatto veramente... Ma allora, ieri hai commentato una OK indoor o un incontro di wrestling? Perché... Un po' quello, perché avevo anche il nostro Marco Rock che mi dava le testate dietro sulle spalle, infatti ho male alla scapola sinistra, ma quello è tutto un altro sport. No, finale appunto, terzo quarto posto Cus Padova, Bonomi vede vincitrice Cus Padova meritatissimamente. Bonomi che patisce il fatto di essere un giocatore in meno, toglie il portiere mettendo un giocatore più in campo, ma comunque il Cus Padova che in campo era molto più composto dei lomellini di Castello di Agonia, come lo chiamiamo noi braidesi. Agonia perché c'è la nebbia. Sì, si può dire, esatto. Dai, no, saluto tutto Castello d'Agonia. Certo, l'ho detto bene, l'ho detto bene. L'hai detto bene. Non mi prendo le responsabilità dei miei storpiamenti no, di nome. Assolutamente. Saluto anche Angelo intanto, c'è un altro tifoso della THC. E sì, Angelo Timo. E poi no, Angelo mio cugino. Ah, Angelo tuo cugino. No, non era Shrek, no, perché qui insomma no, ma poi la THC sono veramente ragazzi molto simpatici. E poi, a parte il terzo posto di Cus Padova sul Bonomi, c'è l'Adige che ha strappato la salvezza con Bologna agli shootout 6-5, quindi condannando Cus Bologna alla prossima partecipazione indoor alla Serie A2. Ti correggo, OK Team, adesso è okay HT team, Bologna. OK Team. Sai, ti devo correggere. Light Team, OK Team Bologna. No? Sì, tra l'altro anche questa è veramente stata una bellissima partita degna di essere una primo secondo posto, purtroppo vedeva l'esclusione dalla Serie A1. Bologna che tra l'altro è sempre stata ai vertici, anzi ha ospitato le ultime 5, 6, forse 7 finali, raggruppamenti finali di hockey indoor, adesso si vede andare in Serie A2 e il prossimo anno invece vedremo un Cus Pisa che è il neopromosso dalla Serie A2. Assolutamente sì. No, io ho scritto giustamente Bologna nel pezzo che ho messo nel servizio su ideawebtv.it e poi ho letto Cus Bologna, sono un pirla, me lo dico da solo. Allora, per concludere il discorso OK, così poi andiamo in pausa canzone, rientro, io faccio lo sprint alla Bolt su quelle che sono tutti gli altri sì, risultati, poi canzone e avremo gli ospiti. Ragazzi, lo sportivo di uso bisogna stare sul pezzo e sul tempo. Chiudo dicendo che ovviamente poi c'è stata una grande festa giallonera meritata. Assolutamente. Come ho detto nella diretta Facebook anche, due scudetti nel giro di 7 giorni, prima la Lorenzoni e poi la Cacibra Indoor. Lorenzoni, che ne parlerò poi dopo, è stata impegnata sia là in Lituania nel trofi europeo indoor. Adesso, per quel che riguarda la Cacibra, la testa è alla 1 di Prato, quindi all'aperto, per recuperare il meno 7 dalla capolista Ansicura a Cagliari, e poi ci sarà anche l'impegno europeo sul sintetico, ovvero quindi su Prato, in primavera inoltrata in Irlanda. E poi ci dovrebbe essere anche la Coppa Italia il 7 marzo, se non vado errato, a Bra contro Valchisone. È vero, io ho dato i due più grossi, Coppa Italia, e poi nel caso in cui ci sarà anche la Supercoppa Italiana. Sì, sì. Quest'anno è stata giocata il 6 luglio, quindi insomma comoda anche come data. Sì, 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 e c'erano 55 gradi a Roma. No, io ero lì a vederla, infatti, esatto. Perché tengo famiglia a Roma. Quindi... Tieni famiglia. Allora, Checco, chiudiamo il discorso, che però stai con me, ma se sì, vuoi ma dire ti due faccio battute compagnia. Anche nell'ultimo blocco. Adesso ci fermiamo, perché giustamente Brown the Rocks, lo sportivo di lusso, non è solo il pirla che sta parlando e l'altro pirla, il vice pirla che è Checco, ma è anche soprattutto musica. Ci andiamo ad ascoltare Willy Peyote con Porta Palazzo, lo sportivo di lusso, naturalmente Brown the Rocks. C'è vita nello spazio, c'è vita dopo la morte, che domande del cazzo, intorno a me persone già morte, non se ne sono neanche accorte, la sveglia che suona, il tempo che scorre, piccole mosse, il cavallo e la torre. Il mondo finisce, prepara le scorte, le bugie hanno gambe corte, ma io sono grande e forte. Ho costruito intorno a me un castello con muri di forze, dove sono il re, il giullare di corte. Dove sono i sei in queste frasi contorte? Perché scegliere quella tra mille altre porte? Devo essere me per andare oltre, devo essere meglio di mille altre volte. E questa notte il freddo mi ricorda, il tuo nome mi ricorda te, perché come la tua mancanza io non la sento, anche se so che c'è. Porta palazzi i suoi ottavi, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali, ex compagni universitari. Brava gente, persone normali, ma io non so neanche se voterò. Sai, quel mio vecchio compagno di scuola si è candidato,
quello con i pezzi di scooter rubati nello scantinato, ma lui si è sbattuto e tu hai procrastinato, fa sei troppo raffinato, io mio figlio non l'ho neanche vaccinato ed è determinato a differenza nostra, il mondo va veloce, la tua coerenza costa, io ho la pancia del paese, ci parlo sul pullman e anche in coda imposta e non sopporto la versione imposta, abbiamo una visione opposta ed è un po' complicata, anche se poi la discussione non l'ho continuata, però si è fatta concitata quando ho detto che a me sembra una stronzata, il vostro amore è poco più di una sborrata, è la natura che ci chiede di perpetuare la specie, mettere al mondo un erede, un'erezione costante già dalle medie, di rispargere il seme, in fondo siamo animali, a me sta bene ma ogni tot faccio due esami, porta a palazzo i suoi rottami, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali, ex compagni universitari, brava gente, persone normali, ma io non so neanche se voterò. Votare un diritto, votare un dovere, ma se non sai chi votare, vota a me per piacere, tanto non hai alternative, guarda che abbiamo il potere, noi siamo gli unici onesti, lo dovresti sapere. Votare un diritto, votare un dovere, ma se poi andiamo a vedere, mi chiede di scegliere bene per il bene comune, in comune che pensi di avere, anche tu mentire l'hai reso un mestiere. Porta a palazzo i suoi rottami, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali, ex compagni universitari, brava gente, persone normali, ma io non so neanche se voterò. Porta a palazzo i suoi rottami, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò. Sembra effettivamente un po' portapalazzo, perché poi nella pausa canzone qui è arrivata gente, ci siamo salutati, è arrivato anche Roby, qui è un po' un porto di mare, no non è vero, sto scherzando, sono arrivati già gli ospiti ma adesso stanno lì in stand by e poi ci sarà il loro magic moment. Allora torniamo in diretta qui sullo Sportivo di Lusso ma soprattutto su Brown the Rocks, 17:26, siamo ancora ufficialmente nella prima mezz'ora, Checco è ancora incuffiato con me quindi puoi insomma interagire assolutamente quando, sì. Quando vuoi. Io dirò sempre solo assolutamente sì. Hai carta bianca? Esatto. Oppure avrei preferenza di no, come ha detto Leo Gullotta nello spettacolo sabato sera, il magnifico Leo Gullotta al Politeama, bra, che ho avuto il piacere di intervistare, frega un cazzo nessuno ma l'ho voluto dire in questa finestra qui. Allora, continuiamo a parlare di hockey, però passiamo dai maschietti alle femminucce, perché come ho detto la Lorenzoni è stata impegnata in questo fine settimana in Lituania, a Siaulai, per quanto riguarda il trophy, e insomma trophy confermato per la Lorenzoni, che appunto ha conservato la permanenza nella categoria e che onorerà anche il prossimo anno in quota Italia, insomma in qualità anche in virtù dello scudetto senior indoor centrato appunto domenica scorsa, come abbiamo già detto, raccontato anche dalle voci dei ragazzi di Brown the Rocks alla Libellula sì. Arena. Nella decisiva e ultima giornata nella partita contro le francesi del Douai, le neroturchesi di Giampaolo Lanzano si sono imposte per 4-3 con le reti di Davidenko, Huertas, Di Blasi e Savenko. A fine torneo, insomma, anche i complimenti del manager Guido Berrino, ma poi anche di Silvia Brizio, l'anima insomma della Lorenzoni, che è andata in Lituania anche per la grande disciplina mostrata dalle nostre atlete braidesi neroturchesi. 10 gol nel torneo della spagnola Raquel Huertas, io l'ho definita la leonessa perché l'altra settimana ha fatto una partita incredibile Raquel, ma poi che, tira, fa... che tira i corti come Nicolas, quindi anche Nicola... un po' più forti, e poi e quando qui... si dà le pacche sul petto la Huertas sì, a modi esatto di esultare si sente... ah, sì, esatto, più, sì sì c'ha, esatto, c'ha un petto d'acciaio, e poi anche 5 gol per Davidenko e 2 per Di Blasi, quindi bravissime le ragazze della Lorenzoni che hanno fatto bellissima figura in Lituania. Allora adesso chiudiamo l'hockey indoor, ovviamente poi ci sarà tutto l'hockey su prato che ovviamente noi dello Sportivo di Lusso qui con Brown the Rocks seguiremo anche con la voce ovviamente di Checco, Checco perché assolutamente lui sì. È il nostro Bruno Pizzul dell'hockey su prato, dell'hockey no. Allora, questa risata satanica mi piaceva. Allora adesso parliamo di basket, parliamo di ABET Serie C Gold. Però l'ABET che non è scesa in campo è stata l'unica squadra della Serie C Gold piemontese che non ha disputato la partita, in quanto ieri poi è arrivata l'ordinanza anche
piemontese sul discorso coronavirus, quindi insomma la partita non è stata disputata, si sarebbe dovuto giocare con il canestro al Palasport di Viale Risorgimento, partita che è stata rinviata a data da destinarsi, quindi appunto per il fatto del contenere il contagio e soprattutto insomma, per rispettare quella che è il momento di allerta non solo in Piemonte ma soprattutto in Piemonte. Però ci sono stati tutti gli altri risultati e vediamo quella che è stata insomma, la sesta giornata di ritorno, che vede comunque sempre Trecate al comando della classifica con 28 punti a pari merito con Collegno Basket. Adesso prossimo appuntamento sempre con il punto interrogativo, perché bisogna poi vedere quelle che saranno le disposizioni. In teoria l'Abet sarà di scena con il campus Piemonte a Casale Monferrato il 28 febbraio alle ore 21, però mi sa che c'è un grosso punto di domanda su quella che è la partita. E poi tra l'altro insomma c'è la sospensione, quindi fino a prima, poi insomma la FIP oggi pomeriggio ha diramato appunto il comunicato che sono sospesi i campionati fino a domenica 1 marzo, quindi io mi vedo difficile che la partita venga disputata con il campus Piemonte. Io per dovere di cronaca l'ho detto, però quindi anche l'Abet mi sa che per due appuntamenti di fila non potrà scendere in campo. Per quanto riguarda invece il nostro amico Giancarlo Ferrero, braidese, capitano della Pallacanestro Varese di Serie A, Varese che dopo una lunga sosta dovrebbe tornare in campo il 27 febbraio all'Enerxen Arena, meglio conosciuto come Masnago, con la Virtus Bologna alle ore 20:30 con diretta su Eurosport Player. Però vista l'allerta che c'è anche in Lombardia, non credo che venga disputata la partita. Al momento non ci sono comunicazioni in merito. In Lombardia, tra l'altro, per quel che riguarda ad esempio la Serie A di calcio, piuttosto che magari le coppe europee, mi viene in mente l'Inter che giovedì giocherà in Europa League con il Ludogorets, si parla di partita a porte chiuse, quindi magari può anche darsi che venga giocata ma venga disputata senza pubblico. Ti faccio una domanda, ma a porte chiuse come fanno a segnare poi nel... Allora, vado avanti con lo sport e quindi archiviamo il discorso. Ecco, non dovevo fare la co-conduzione, lo sapevo che sarebbe stata molto molto pericolosa. Allora, abbiamo parlato di basket, parliamo però adesso di bocce, perché qui è veramente un tourbillon, adesso lo dico anche gesticolando ai ragazzi, i nostri amici, ospiti, insomma qui veramente si parla un po' di tutto, perché lo sportivo di lusso è anche questo. 16ª giornata, Serie 2 di bocce, ovest di volo della Bra bocciofila. La 16ª giornata ha visto Bra in casa sabato con Bassavalle, purtroppo è arrivata una sconfitta per 15-12, e quindi come cambia la classifica alla luce di questa sconfitta? Sempre Nus davanti con 24 punti, Mondovì 20, Bassavalle 19, quindi con la terza forza del campionato, Masera 17, Bra 16. Si è lì a metà classifica, come abbiamo già detto, abbiamo avuto ospite anche il presidente Andrea Mamino, l'obiettivo è la salvezza, quindi insomma stanno facendo più che bene i nostri amici braidesi. Prossimo turno, anche qui salvo disposizioni diverse per il discorso coronavirus, al 29 di febbraio Bra in trasferta in Valle d'Aosta con la capolista Nus. Impegno difficile, ma magari insomma ci strapperanno un qualche cosa di incredibile. Allora, passiamo dalle bocce al calcio a 5, Bra calcio a 5, Serie C1 maschile. Venerdì sera i ragazzi giallorossi di Marco Bertello hanno giocato in trasferta a Nizza Monferrato con il Fucsia Nizza, purtroppo sconfitta per 5-4, non sono bastati i gol di Papa, Tranchero, Badellino e Rava, un Bra con tantissime assenze, Ruggirello, Barolo, Biraghi, Ferran, Tenese, insomma diciamo così con l'organico molto corta, ha quasi sfiorato l'impresa con la seconda in classifica. Una grande partita, Bra è vivo, questa è la cosa importante, quindi sconfitta testa alta. Adesso vediamo come cambia la classifica. Bra è al quart'ultimo posto a quota 14 in coabitazione con il CUS Piemonte Orientale a meno 3 dal Kinetica Taurus, però in questo momento Bra non sarebbe retrocesso, quindi questa è la cosa importante, perché anche qui l'obiettivo è la salvezza. Adesso venerdì prossimo a Caramagna Piemonte ci sarà il derby con Savigliano, però anche qui punto interrogativo per il discorso coronavirus, perché si parlava che tutte le manifestazioni regionali calcistiche venivano rinviate nel prossimo weekend, essendo il calcio a 5 Serie C1 sotto la legislatura del Piemonte Valle d'Aosta credo che non verrà disputato, ma poi ve ne daremo conto ovviamente lunedì prossimo nella prossima puntata dello Sportivo di Lusso. Allora, adesso veniamo al calcio, perché ieri invece il Bra ha giocato la partita con il Savona, sto parlando di Serie D Girone A, e purtroppo è un leitmotiv che continua, perché il Bra in casa fa fatica a fare punti ma soprattutto non vince, perché l'ultima vittoria risale a metà ottobre con il Prato. Quindi anche ieri Bra Savona 0-1,
un Bra che, devo dire la verità, generoso, che ci ha messo il cuore anche con insomma delle assenze, perché comunque va detto che giocava senza l'attaccante Lamdawi, con Toss che è in fase di recupero, Petrak si è probabilmente rotto il legamento del ginocchio, ragazzo classe 2000 molto importante, quindi un Bra che veramente deve avere a che fare con i soliti cerotti, e quindi però ieri nel primo tempo ha avuto delle palle gol importanti, soprattutto con Spera, dove ha fatto un miracolo portiere Vettorel, con Campagna, un destro in controbalzo fuori di poco, e poi soprattutto con una punizione di Cappellupo, deviata in calcio d'angolo, in area, veramente un mischione, un Bra che nel primo tempo ha sicuramente messo alle corde del Savona. Nel secondo tempo il Savona ha alzato un pochettino il baricentro e al 21esimo ha trovato il gol partita con Giovannini, che ha spizzato di testa un cross arrivato da destra. Bonofiglio non ci ha potuto fare nulla, 0-1, il Bra che poi ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Diciamo che al 49esimo, nel quarto dei 5 minuti di recupero, c'è stata una mischia in area del Savona, un giocatore del Bra è stato atterrato, l'arbitro non si è sentito di fischiare rigore, azione dopo va in area un giocatore del Savona, anziché dare rigore, che devo dire onestamente, secondo me c'era, l'arbitro fischia la simulazione al giocatore, lo ammonisce, quindi lì chiaramente ha voluto compensare, figlio di una non sicurezza, però non è che come Bianciotto possiamo entrare in campo e ficcargli il cazzotto, che fa anche rima, però insomma è andata così e Bra che si ritrova con il classico pugno di mosca in mano, e insomma Bra che rimane a quota 26 punti, di nuovo invischiato nella zona playout, agganciato dal Ghivizzano, superato dalla Lamagnese. Adesso domenica prossima, salvo disposizioni per il coronavirus, Bra che dovrebbe andare a giocare in trasferta in Toscana con il Seravezza Pozzi in provincia di Lucca, vedremo quello che succederà, sicuramente una partita non fortunata ieri per gli amici braidesi. Velocemente vediamo quelle che invece sono state le partite, prima categoria Girone F, lo Sport Roero. Sport Roero che è stato sconfitto 4-2 ieri in casa dal Valle Po, non è bastata la doppietta di Sarale e a questo punto lo Sport Roero rimane ultimi in graduatoria, 13 punti a meno 2 dal penultimo posto con la Savignanese, e per quanto riguarda il prossimo turno, che però insomma in teoria sulla carta sarebbe a Murazzo, però il calcio regionale è fermo, quindi lo Sport Roero non scenderà in campo, partita rinviata, data da destinarsi. Vediamo anche il Bandito, terza categoria Girone A, qui è arrivata una vittoria sonora perché il Bandito ha vinto 8-0 in casa del Real Caramagna, ultimo in classifica. Tartaglia, doppietta di Lama, Gullino, Paloca, Palali, Gavocci e Tunzi, vi ho dato anche marcatori di terza categoria, cosa volete di più? E con questa vittoria gli amici banditesi salgono a quota 23 punti in zona medio tranquilla di classifica. Prossimo turno sarebbe in casa col Cavaller Maggiore, però ci sarà il rinvio per il coronavirus, quindi anche qui ci sarà una partita da recuperare. Abbiamo parlato dell'hockey su Prato ampiamente con Checco. Velocemente la Libellula Volley Bra, Serie B2, Girone A di pallavolo femminile. È una partita fondamentale, fenomenale per le ragazze allenate da Oriana Arduino. Sabato sera hanno battuto 3-0 alla Libellula Arena l'Acqua Carizzano Carcare Savona, 25-21, 25-21, 25-17, un 3-0 netto, pulito e meritato. E vediamo con questa vittoria la Libellula Arena che balza addirittura all'ottavo posto in classifica, a quota 21 punti, ma soprattutto a più 10 dalla zona retrocessione. Questo è il massimo vantaggio sulla zona retrocessione, veramente un bel risultato per le ragazze rossonere, siamo molto contenti per loro. E neopromosse tra l'altro, neopromosse, quindi ricordiamolo sempre, perché appunto prima volta in un campionato nazionale, quindi veramente tanta roba questo risultato. Adesso anche qui punto interrogativo, perché si dovrebbe andare in Lombardia, trasferta a Garlasco domenica prossima alle ore 18, però anche qui credo che si vada verso un tra l'altro Libellula Volley, a cui ho promesso anche al presidente Camardella una diretta telecronaca che lui ha chiesto vivamente. E quindi lo ringrazio tra l'altro anche per averci dato lo spazio nel Libellula Arena per l'hockey, perché lui è stato carta bianca Brown the Rocks, assolutamente. Chi è amico di Danilo Lussi è anche amico mio, ha detto, quindi sembrava detto alla cosa, vabbè, un po' alla Totorina, ma va bene così. No stiamo scherzando. Allora io ringrazio Checco per questa mezz'ora di co-conduzione con me, grazie per averci raccontato anche quello che è stato ieri lo scudetto dell'HCBA. È un appuntamento ovviamente quello con Checco, l'appuntamento è alle 18 con Lunedì Film, con Checco e Kilma, con Giulio Cavaglià. Adesso pausa canzone, poi andiamo con i nostri amici della Vikings di Cavaller Maggiore, ma ci ascoltiamo Loose Control con Meduza, un pezzo un po' tamarco invece a me, scelto da me, lo sportivo di lusso Brown the Rocks. Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one
call when I lose control. Eccoci di nuovo, siamo qui con lo sportivo di lusso su Brown the Rocks. Sì, ero un attimo distratto dal telefono, mi stava lanciando le fiamme Poli. Allora, abbiamo archiviato la prima mezz'ora, siamo già e di gran lunga ufficialmente nella seconda. Adesso non voglio perdere tempo e voglio concentrarmi su quelli che sono gli ospiti. Oggi sono due, parliamo di football americano. Non è una squadra di Bra, è i Vikings di Cavalier Maggiore, però insomma loro sono due braidesi, due amici di Bra, e quindi questo è quel che ci importa. Quindi ciao ragazzi e benvenuti. Ciao Danilo. Allora, mi scuso se insomma tutto un po' un trambusto, però è lunedì e così insomma i tempi radiofonici sono sempre un pochettino stretti, però noi cerchiamo di dare informazione, di fare informazione, che è quello che ci piace. Allora, abbiamo Alberto Saglia e Stefano Testa. Adesso loro ci diranno quali sono i ruoli dei Vikings di Cavalier Maggiore, squadra insomma nata da poco, ci spiegheremo anche il perché, e poi ci spiegheranno anche il campionato che fanno e quelli che sono i risultati. Tra l'altro, adesso aprendo il vostro sito, che è vikingscavaliermaggiore.it, facciamo una marchetta, e insomma buona la prima per i Vikings che battono gli Alfieri Asti. Allora ragazzi, anzitutto diteci i vostri ruoli e poi che realtà è la Vikings di Cavalier Maggiore per chi ancora non la conosce. Chi ancora? Allora, io sono Alberto Saglia, sono un ricevitore, è un ruolo di velocità, e devo riprendere la palla che mi lancia il mio compagno qua, che invece... Sì, io sono Stefano Testa, sono il quarterback dei Vikings Cavalier Maggiore. Questo è il mio primo anno da titolare, diciamo che gioco un ruolo abbastanza importante nell'attacco dei Vikings. La palla passa sempre da me, decido anche di cambiare eventualmente gli schemi che mi vengono chiamati dal coach in campo. Devo leggere le difese, devo ricordarmi ognuno cosa deve fare, quindi diciamo che forse il ruolo più difficile è proprio quello del quarterback. Sì, anche perché poi insomma quando si guarda il Super Bowl, il quarterback è quello che c'ha l'occhio di bue, no? Addosso, no? O le telecamere. È quello che guadagna anche più soldi. È quello che guadagna anche più soldi, ah, quindi certo. Esatto. Poi, specialmente nei Vikings di Cavalier Maggiore, altro che Super Bowl. Allora ragazzi, voi siete una realtà nata da poco, perché comunque la tradizione a Cavalier Maggiore del football americano insomma va avanti da tanto tempo. Insomma, è partita con i Bills di Cavalier Maggiore. È decennale, perché esatto, ormai saranno 12-13 anni che è nato il football a Cavalier Maggiore, nel senso che c'erano già dei giocatori che avevano partecipato ad altri campionati, che hanno deciso di fondare una squadra e allenarsi insieme, e da lì è iniziato una salita che ci ha portato poi fino a una finale contro Palermo, adesso non mi ricordo più l'anno, 2011,
persa, ma persa tirando fuori tutto quello che avevamo, quindi cioè, diciamo che non abbiamo rimpianti su quella finale. Assolutamente. E adesso invece qual è la realtà dei Vikings, cioè i campionati che partecipate, numericamente quanti siete, un po' come è strutturata la società, ecco. Sì, ok, allora il Cavalier Maggiore Football adesso partecipa al campionato di CIF 9 di terza categoria nazionale, e in più da quest'anno abbiamo anche partecipato a un precampionato CSI e a football a 7 che abbiamo anche avuto la fortuna di vincere il 26 gennaio, quindi siamo campioni italiani di football a 7. Grandi ragazzi. Adesso grazie. Invece abbiamo appena iniziato ieri vincendo 43-0 contro gli Alfieri di Asti, il campionato ufficiale, quello CIF 9 terza categoria. 43-0, una vittoria rimasta in bilico fino alla fine proprio. Sì, sì, ce la siamo giocata. No, diciamo che il risultato ieri era piuttosto scontato, era più che altro per noi iniziare a vedere come girano gli schemi in campo, questa cosa è molto importante. Adesso inizieremo con le squadre un po' più toste. Esatto, quali sono ragazzi i vostri prossimi obiettivi che avete? Allora, il 14 marzo giochiamo a Torino contro i Razorback Piemonte e poi andremo ancora a giocare a Novara e a Cirié. Sì, comunque okay, Balangero. Balangero, Cirié. Okay. Sul sito trovate tutte le date. Sì, io faccio partite. Il figo perché ho aperto il sito, non perché mi ricordassi i vostri impegni. Okay. Esatto. Razorback Piemonte, Lancieri Novara, Blitz Balangero, Alfieri Asti, poi di nuovo Razorback Piemonte fino al 9-10 maggio. Sì, girone nord italiano, e ricordiamo, noi siamo l'unica realtà di football americano della provincia di Cuneo. Ecco, questa è sicuramente una cosa molto figa. E ricordiamo anche che, insomma, per quel che sono le vostre partite casalinghe, voi giocate al campo comunale di via Fiume a Cavalier Maggiore, quello vicino alla stazione. Sì. Esatto, quindi non dovete neanche prendere la macchina, in treno scendete e andate a vedere la partita. Com'è il football americano, che noi lo vediamo come uno sport lontano, vissuto a Cavalier Maggiore, in provincia di Cuneo, fatto con dei braidesi, perché noi lo vediamo sempre in TV, questi omoni con queste masse di insomma di protezioni, poi comunque sono anche spessi sotto, però lo vediamo un po' come una cosa lontana, invece qui lo viviamo da vicino. Ma diciamo che essendo di parte penso che sia lo sport più bello del mondo, ovviamente. Io ho iniziato a giocare, sarà più di 10 anni fa, e non ho mai smesso veramente, nel senso che un anno sono stato fermo perché la squadra si era unita a una squadra di Rivoli, io per lavoro non potevo andare, però cioè, se non fosse stato per quell'anno lì ho sempre continuato a giocare, perché credo che ti dia una preparazione atletica importante, ti dia dei valori che sono lo spirito di squadra e soprattutto l'aiutare i tuoi compagni per raggiungere un obiettivo. Queste sono cose veramente alla base del football e soprattutto lezioni di vita. Alberto? Sì, assolutamente vero quello che ha detto lui, e in più diciamo che noi siamo sempre spaventati da questi sport un po' diversi, un po' stile americano, quindi molto, molto schemi, molto spettacolo, però ha il vantaggio innanzitutto di poter permettere a qualsiasi fisico, cioè qualsiasi stazza, cioè ci abbia un posto per il mingherlino, per il confermo, per il ciccione, per tutti quelli che c'è, e tutto questo grazie allo spirito di squadra che si forma, ecco, ognuno ha il suo ruolo ed è importante uguale a tutti gli altri. Quindi anche se non avete la tartaruga insomma sotto, ma vi piace fare l'aperitivo con pane, salame e vino, non preoccupatevi perché c'è posto per voi nei Vikings di Cavalier Maggiore. Siamo bravi anche a fare gli aperitivi. che questa è una cosa importante. Come vi è appassionato a voi il football americano? E come secondo voi poter far appassionare altre persone? Perché poi il sopravvivere, tra virgolette, degli sport purtroppo minori è quello che bisogna continuamente fare marketing, fare pubblicità, dare visibilità, ma soprattutto dare un messaggio positivo. Certo, ma io mi sono avvicinato a questo sport perché giocava già mio fratello e quindi mi ha tirato dentro, ma vieni a provare. Così sono andato una volta con un paio di scarpe da calcio e un paio di pantaloncini, perché basta quello. Ho provato e da quel momento proprio non sono più riuscito a smettere. Secondo me basta venire a vedere, cioè per me è stato così, sono andato a vedere una partita
è uno spettacolo un po' diverso, ecco, è molto emozionante, adrenalinico, vorrei suggerire, per cui o ti piace o non ti piace. Poi gli allenamenti sono faticosi, quello sicuramente, però la soddisfazione di quando giochi è adrenalina pura, e quindi è bello. E poi la cosa che vorrei suggerire è che molto spesso si ha un po' paura anche a livello di infortuni, cioè ma io non posso giocare perché ti fai male. Allora, prendere i colpi si prendono, ma si impara, cioè ci sono dei coach in grado di insegnare a prendere i colpi, e quindi diventa poi anche sicuro, cioè le normative sono cambiate, per cui adesso certi colpi non si possono più fare, anche per i ragazzini che vogliono iniziare a giocare, diciamo che è uno sport sicuro. È uno sport sicuro. E quali sono i canali? Vabbè, ho visto che siete molto attivi sui social, i canali per contattarvi, il sito piuttosto che i social di riferimento? Ma sì, tramite Facebook, tanto ormai cioè, è molto semplice, cercate la pagina dei Vikings Cavalier Maggiore, ci iscrivete, anche se voleste solo provare così per sfizio, cioè vi aspettiamo al campo, facciamo allenamento il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8:30 fino a quando il coach non si stanca che ci manda a casa, e niente, assolutamente, un paio di scarpe da calcio, un paio di pantaloncini, uno può venire a provare, noi possiamo fornire parte dell'attrezzatura per iniziare a provare questo sport. Ovviamente sito ufficiale vikingscavaliermaggiore.it, avete anche un profilo attivissimo, quello Instagram, quindi veramente modi per contattarvi ce ne sono, e l'unica realtà della provincia di Cuneo, magari insomma non è che non ho la presunzione di dire che dopo questa chiacchierata ne nascano centinaia, però magari secondo voi possono nascere altre realtà in provincia di Cuneo? Ma sì, diciamo che il football in Italia era andava tanto negli anni 80, poi ha perso un po' di lustro, diciamo. Negli ultimi anni comunque stanno nascendo tante squadre, stanno crescendo tanti giovani, perché poi il punto è quello, bisogna crescere i ragazzi, perché sono loro che dovranno poi darci il cambio. Sono loro che dovranno darci il cambio. Allora ragazzi, parlando di ragazzi, questa è una delle canzoni che avete scelto oggi per noi. Alberto, se ce la vuoi introdurre, e poi ovviamente non sconnettetevi, perché sconnettetevi è bruttissimo, come non staccate, non scappate come termine. Torniamo qui perché c'è un ultimissimo blocchettino con poi anche i saluti, quindi vai Alberto. A Wall Nation Sale, canzone bella, soprattutto su internet potete vedere un video che con questa sigla che spiega molto bene come funziona il football NCAA americano. Qui ci sono solo canzoni belle per Under Rocks, ma soprattutto ci sono solo sport belli, allo sportivo di gusto, e qui su Under Rocks.
Quindi mi raccomando, andate poi tutti a guardarvi il video di Owl Nation Sale, come ha suggerito Alberto, che mi dicevi nel fuori onda. Adesso non è che voglio spoilerare un segreto, però è un video che ti guardi prima di ogni partita. Sì, a volte... È un tuo rito, diciamo. Sì, uno dei piccoli riti che ho è quello di guardare qualche video di football per far salire l'adrenalina anche prima della partita, ecco. Invece tu butti il sale sul campo, no? No, io sono veramente ansiolitico di solito. Ah, okay. Non guardo video, non guardo nulla, però di solito entro in campo e le prime azioni sono sempre molto nervoso. Vabbè. Però ti assicuro che dopo un paio di botte si raddrizza tutto e allora a quel punto tutto l'allenamento che hai fatto... Vedi che entra, cioè inizi veramente a giocare per inerzia. Allora, domanda stupida da 100 milioni di dollari e di euro: qual è la ricetta per non farsi male nei contrasti? Cosa che mi dicevi prima, c'è proprio l'allenatore che ti spiega come non farsi male pur dando le botte, che sono quelle che servono, ecco, nei contrasti, nelle mischie. La ricetta è facilissima, si chiama allenamento. Okay. A cui non bisogna mai mancare, mai mancare. E allenamento dopo allenamento. Allenamento non aperitivi, eh? Allenamento, no, che allenamento inizia con l'ama, è diverso, esatto. Che si parte in palestra facendo un po' di muscoli e poi sì, esperienza nel fatto dei movimenti, nell'incassare il colpo e mettere in sicurezza colonna vertebrale e quant'altro nel momento in cui si inizia il contatto, ecco. Vai, vai, vai. Soprattutto non esitare mai. Se arriva qualcuno più grosso, se esiti è finita. Poi insomma c'è quella fase bella che poi tu dai la palla al compagno che parte come un razzo, quindi lì insomma è... Poi è, insomma è anche emozione, no, questo sport, al di là poi del darsi le sane botte, no, di questo sport da contatto, però... Sì, assolutamente, quando ti ritrovi con la palla in mano, con 9 giocatori che ti inseguono per menarti, è veramente un'emozione. Alla Bulldozer, sì, quindi sì. Esatto, è grande, grande Bud Spencer. Però considera che hai 8 giocatori che stanno facendo di tutto per proteggerti, quindi diciamo che ti senti anche un po' al sicuro. Sì, sì, poi esatto, cominci a correre. Esatto, con la palla ti senti Dio in quel momento, sì. Lì cercando di arrivare alla meta. E qual è, al di là di quella partita con Palermo che mi dicevate prima, qual è la partita che vi ha dato più emozioni? Vabbè, quella con Palermo poi purtroppo è arrivata una sconfitta, però la partita che vi ha lasciato più emozioni, al di là del 43-0 di ieri? Beh, allora, la mia personalmente è stata la finale di Serie A2 che ho giocato un po' di anni fa con una squadra in cui l'anno proprio che abbiamo unito le squadre insieme a Torino, abbiamo saliti di categoria per giocare la finale in A2 e contro gli Hawks Reggio Emilia è stata una bella emozione, giocato nello stadio del Vicenza. Sembravamo quelli veri, ecco. Il Romeo Menti. Credo di sì, sì. Esatto, vai, un po' di... E quindi commento, cioè diretta, sembravamo spogliatoi con gli ufficiali, sembravamo quelli veri, non sempre nei campi un po' di terra battuta dove spesso ci capita di giocare, ecco. Stefano? Ma allora, diciamo che, a parte ovviamente quella finale, l'anno scorso siamo arrivati ai playoff e siamo andati a giocare una partita a Ravenna. Io l'anno scorso mi sono rotto il piede, quindi sono stato fuori un mese praticamente. Ho ripreso, ho fatto 4 settimane di allenamenti, siamo andati a Ravenna. Il nostro quarterback ha subito un infortunio, ma penso che fosse la terza o quarta azione dell'attacco. E quindi il coach si è girato verso di me e mi ha detto: ora tocca a te. E mi sono trovato con tutta la squadra caricata sulle spalle. Ovviamente la partita purtroppo l'abbiamo persa, però nel football, anche se perdi le partite e arrivi alla fine e sei soddisfatto di quello che hai fatto, è comunque un'emozione, un piacere immenso. Assolutamente sì. Velocissimamente, poi purtroppo dobbiamo chiudere perché dobbiamo lasciare spazio, non purtroppo, ma a Lunedì Film, perché Brown the Rocks è veramente un vortice che gira. E quali sono i prossimi obiettivi? Cioè, volete scalare le classifiche? Volete fare in modo che i Vikings diventino sempre più importanti, ragazzi? Assolutamente sì. Contiamo quest'anno di sicuramente agganciare i playoff. E poi cerchiamo di andare il più avanti possibile. Chiaramente si incontrano realtà ben più forti e grosse delle nostre, però cercheremo di almeno i playoff di raggiungerli, ecco. Ma sì, faremo di tutto per fare, cioè, quanto nelle nostre capacità. Poi ovviamente trovando squadre più strutturate diventa sempre difficile, però
è football. E noi ovviamente, come lo sportivo di lusso per On The Rocks, ve lo auguriamo. Allora ragazzi, purtroppo siamo giunti a conclusione. Io ringrazio Alberto Saglia e Stefano Testa. Grazie ragazzi, in bocca al lupo con i Vikings di Cavaler Maggiore, football americano, l'unica realtà di football americano della provincia di Cuneo, ma che è anche un po' braidese, quindi ci ha fatto piacere averli qua con noi. Io ringrazio che in questo momento c'è stato anche un cambio di regia. Ringrazio anche Checco, che oggi ha condiviso con me la prima mezz'ora dello sportivo di lusso con lo scudetto dell'HC Bra. Ciao Checco. Ciao Danilo, avevo lasciato il microfono basso. Ciao Danilo. Dopo. Ciao Danilo. Ciao. Ok, grazie Checco. L'appuntamento ovviamente per voi amici di On The Rocks è quello di rimanere qui connessi, perché c'è Lunedì Film con Giulio, Kilma, con Checco dalle 18 alle 19. Invece voi amici malati di sport, sportivi, l'appuntamento è lunedì prossimo, rigorosamente sempre in diretta qui su On The Rocks dalle 17 alle 18. Quindi veramente lo sportivo di lusso continua a farvi compagnia. Buona serata, buona settimana, viva lo sport, join the club, ciao. Correva l'anno, forse agli anni 80 o gli anni 90, eravamo a Bra, una ridente cittadina del Piemonte. Quegli anni lì nasceva Danilo Lusso, quello che poi diverrà un famosissimo giornalista, ma questa è un'altra storia. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs, in diretta dagli studi di Via Gianoglio di Bra On The Rocks, lo sportivo di lusso. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci la coppa! Andiamo a Berlino! Sono le 18. She's so pretty. She's so pretty.
Ehi Marco, com'è andato il viaggio? Guarda, lascia perdere. Mille disavventure, hotel fatiscente e stagione delle piogge. Insetti ovunque e come se non bastasse, la tipa mi ha pure lasciato per un cameriere del posto. E per forza Marco, hai voluto fare di testa tua, te l'avevo detto io. Se fossi andato da Il Turbante Viaggi, avresti trovato affidabilità, convenienza, assistenza, competenza e professionalità. Perché per Il Turbante Viaggi sei prima una persona che un viaggiatore. Il Turbante Viaggi è a Bra, in via Vittorio Emanuele 154. Sono le 18 e 4 minuti. Brown the Rocks. Join the club. Benvenuti su Brown the Rocks, lunedì film. Qua è Kilma, con noi c'è Checco alla regia e Paolo Cerrino, il nostro amico all'esordio. All'esordio, che ne sa più di me molto probabilmente. Ma anche più di me di sicuro. È l'esperto del gruppo, insomma. Allora, ma di cosa parleremo oggi? Allora, la puntata di questa sera parlerà delle curiosità del cinema a 360 gradi, quindi si parlerà un po' di tutto ciò che potrà stupirvi, si spera. Sì, tra l'altro tutte curiosità, roba, c'è della roba interessante, ho già spulciato i tuoi appunti, quindi adesso prendiamo un attimo fiato, spezziamo un attimino subito. Abbiamo parlato troppo, prendiamo fiato. Troppo, abbiamo parlato 5 secondi. Prendiamo fiato per iniziare la nostra puntatona, la tua puntatona, la vostra puntatona, con Rebel Rebel, questo è David Bowie, un po' di musica e ritorniamo subito con lunedì film. I love you so.
349-192-7726 se volete interagire con Lunedì Film, Orfano di Eddie, che salutiamo. Ciao Eddie. In diretta da Nizza, Eddie ci penso ci stia ascoltando, e se non ci sta ascoltando dopo lo sgrido. Una lacrima sul viso. No, senza lacrime sul viso, senza non si piange. Non si piange, siamo uomini forti. Allora, la prima curiosità riguarda i registi. Allora, questa è scottante, sanguinolenta e fa anche rabbrividire, infatti tenetevi forti. Allora, il regista Ruggero Deodato ha dovuto dimostrare in tribunale che gli attori erano ancora vivi e non erano stati uccisi durante le riprese del film Cannibal Holocaust. Quindi rendetevi conto di quanto fosse, di quanto abbia reso il film, perché comunque un film horror, uno può, magari in quelli del passato, poteva dire sì, ok, si vede, sangue finto. Ma questo gli hanno fatto causa perché credevano che gli attori fossero davvero morti. Quindi, cioè, vuol dire che ha fatto un gran film. Dai. Ha fatto un gran film, io gli darei un premio. Comunque poi penso abbia vinto la causa o comunque è in carcere. O un premio almeno, cioè se non sì, ha vinto la causa almeno il premio. Qualcosa deve averlo vinto. E poi passiamo alla curiosità 2 dei registi sempre. Allora, questa